Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera Fabio, buonasera. Come stai? Bene te? Mangiato tanto queste feste? Anche te, ti vedo già abbastanza. Vesti, un filetto l'ho preso anch'io. Ma ci stiamo allargando tutti. Va bene, dai, dai. Dalla sai, Befana dopo basta. Bisogna metterci di dietro. Sai dove siamo? Indicatore. Perché si chiama Indicatore? Perché c'è questo che indica... Questo. Guarda, non me le dico così, perché ci sono quasi nato dalla parte di là io, Quindi conosco bene, Allora, non ci dia le non è che mi freghi. Se vengo verso Tuoro mi puoi fregare, ma qui non mi freghi. Allora, questo era, è l'indicatore, insomma, perché indicava la direzione. Esatto. No? Quando non c'erano i navigatori, non, insomma, ovviamente in epoche ormai lontane da noi, purtroppo vedete che le condizioni non sono delle migliori. Recentemente è stato inaugurato il nuovo sottopasso ferroviario che finalmente ha riunito una frazione che era stata divisa e alcuni cittadini qui però ci dicono che questo indicatore, che è il simbolo, no, del paese, della frazione, sta purtroppo è in condizioni insomma abbastanza cattive. Sì. Bisogna dire che allora, questo ha dato per noi è particolarmente importante perché proprio il simbolo ha dato il nome al paese, diciamo, prima che fosse collocato qui, comunque prima del 1838, in particolare prima del 1890 che è stata costruita la stazione, questa località si chiamava Il Cerro. Quindi per noi ha un'importanza particolare, anche lo stemma della società sportiva c'è il simbolo questa colonna, il centro di aggregazione della sala da ballo la colonna, quindi per noi ha un particolare valore questa cosa. E niente, diciamo quasi in concomitanza con l'inaugurazione del sottopasso, purtroppo questo importante monumento abbiamo visto che è particolarmente danneggiato e a rischio di un crollo immediato, per cui si è aperta una falla laterale e quindi abbiamo segnalato questa cosa. Alla provincia? Sì, alla provincia, al comune che sono interessati, comunque qui la competenza è la provincia e sembra che stamattina abbiamo individuato anche il responsabile che ha detto che comunque si attiveranno per venire a controllare questa segnalazione che abbiamo fatto. C'è anche Piero Ferruzzi, che conosciamo come presidente del Panathlon, che è un abitante di Indicatore. Insomma, speriamo che qualcuno intervenga, no? Per questo simbolo. Ma speriamo di sì, anche perché questa colonna cade. Non è che cade la Tour Eiffel, però cade comunque un monumento. Come diceva Paolo, questi sono ormai, possiamo considerare, dei monumenti storici, perché hanno quasi 200 anni, quindi... cominciamo a dire che forse preservarli non è mai un male, no? Poi questo paese, come mi diceva Paggini prima, a un certo punto veniva chiamato anche la colonna per dire l'importanza che ha questa cosa per un paesino come il nostro. Ormai quando erano poche case, ora siamo diventati una frazione grossa, veramente grande, forse una delle più grandi, quindi, però è un paese senza, questo è un paese senza storia, veramente senza storia, non ci sono le vie. Perché ci sono le zone, non c'è una piazza. Per fare un paese ci vogliono le vie, una piazza e qualche monumento. Questo noi lo consideriamo il nostro monumento, quindi cerchiamo di preservarlo. Almeno questo, insomma, visto che manca tutto. Beh, il resto. Beh sì, mi pare che sia importante mantenere ciò che ci lega al nostro passato. Io voglio dire che da questo punto di vista intervenire è anche urgente. Non solo per queste ragioni, ma anche perché effettivamente questo comincia ad essere anche pericoloso. Siamo lungo una strada, se crolla, se dovesse capitare qualcosa, a me mi pare che sia importante anche per questo, insomma. E allora Beppe, speriamo che benché la provincia sia rimasta quello che è rimasta, sa che da gennaio molte funzioni passeranno alla regione, ci sarà addirittura lo stemma del Pegaso negli uffici, ma al di là di questo speriamo che insomma sì, ha detto un'affermazione giusta, non è la Tour Eiffel, però per l'indicatore questa ecco il treno, quindi... per l'indicatore questa è l'unico monumento e effettivamente purtroppo come tutti i nostri monumenti è fatto di pietra serena, quindi è soggetto all'intemperie, è soggetto a sbriciolarsi purtroppo la nostra pietra. Quindi a maggior ragione quindi ci vuole un intervento alla svelta per far sì che si preservi questa struttura perché effettivamente è bella. Bene, grazie, ci rivediamo domani. Ciao.